Si chiama Summer Night ed è il nuovo servizio estivo di trasporto pubblico che fino al 31 agosto unirà le località costiere del Tiguglio. L'iniziativa è di AMT e dei comuni interessati. La nuova linea serale consentirà a turisti e residenti di vivere le serate estive spostandosi tra le località costiere del Tiguglio senza il pensiero dell'auto o dei parcheggi e in maniera più rispettosa dell'ambiente. Quattro coppie di corse, appunto nelle ore serali, che mirano a favorire un turismo di curiosità. Il ruolo di città metropolitana è quello di reperire i finanziamenti e di fare da cerniera fra gli enti, i comuni, i sindaci. L'offerta di mobilità territoriale integrata che propone questo servizio ha un'identità precisa e nuova, che è quella di consentire alle persone di trascorrere la serata, la prima serata, non necessariamente nel loro comune, ma anche nei comuni vicinali, semplicemente per andare a fare una cena o per partecipare a uno spettacolo, a una manifestazione. Quindi è veramente un'occasione di vivere insieme l'intero Tiguglio. E per tutta l'estate chi ormeggerà nella parte pubblica del porto cittadino potrà utilizzare gratuitamente due auto elettriche. È il frutto della collaborazione tra il Comune di Santa Margherita Ligure, la sua società partecipata a Progetto Santa Margherita, e DS Automobilis, che metterà a disposizione due DS3 e-TENS 100% elettriche. Non solo, contestualmente è stata attivata una colonnina di ricarica nell'area portuale che potrà essere utilizzata da tutti e non solo dai clienti del porto. Il Teatro Nazionale di Genova ha scelto Santa Margherita Ligure per la prima assoluta del suo nuovo spettacolo estivo Lettere da molto lontano. La rappresentazione, liberamente ispirata a un testo dell'autore per l'infanzia olandese Toon Tellegen, è stata allestita al Parco del Flauto Magico di Santa Margherita Ligure, luogo che con il teatro ha molto a che fare, essendo stato disegnato da Emanuele Luzzati. Questo è uno spettacolo tout public, come si suol dire, cioè uno spettacolo veramente rivolto a tutti. Quest'estate abbiamo deciso di presentarlo nei parchi, quindi nelle situazioni di bosco, di parco, e gireremo con questo spettacolo in tutta la Liguria fino a fine agosto. E noi due naufraghi. Va alla Spezia il premio Bindi 2022. Ad aggiudicarsi la targa del concorso per giovani cantautori è stato il 27enne Apice. La giuria, guidata da Mario Luzzatto Fegiz e da Ernesto Bassignano, lo ha selezionato tra gli 8 finalisti che si sono esibiti sul palco dei Giardini Amari di Santa Margherita Ligure. La 18ª edizione del premio Bindi ha premiato con le targhe alla carriera anche Claudio Cecchetto e Nada, mentre il premio Bindi New Generation è andato a Emma Nolde. Sono contentissimo ovviamente per una serie di motivi, innanzitutto perché abbiamo suonato davanti al mare e questo già di per sé non è cosa da poco. Poi io sono ligure, quindi insomma, Bindi è uno degli autori che probabilmente ha segnato di più la scuola di chiunque in Liguria scriva canzoni, non solo in Liguria. Per un ligure devo dire che reclamo in qualche modo un territorialismo. Restiamo alla musica, si chiama Una ragazza ed è l'ultimo singolo di Malika Yan. Il video è stato girato interamente a Santa Margherita Ligure ed è disponibile anche online.